Instant Focus, l'evento. Eccoci pronti in diretta sia sul nostro sito lefonti.tv ma anche sulle nostre piattaforme social per affrontare uno dei temi caldi del momento, che è quello dell'inflazione. E allora non a caso partiamo con questo titolo: l'inflazione bellezza. Facciamo un piccolo riassunto. Ovviamente non c'è nulla da scherzare rispetto a quello che sta succedendo, è un tema di cui parliamo ogni giorno con i nostri ospiti, ma oggi entreremo ancora più nel dettaglio facendo un piccolo riassunto di quello che è accaduto nell'ultimo anno, perché poi in questo momento particolare in cui c'è un conflitto in corso tra Russia e Ucraina, in qualche modo ci si nasconde dietro questa situazione geopolitica per dire: beh, ma è ovvio che c'è l'inflazione che si alza sempre di più, il che da una parte è vero, ma il problema dell'inflazione è nato prima, appunto dobbiamo tornare un po' indietro a metà dell'anno scorso, ma adesso ci torniamo e poi parleremo di alcuni casi particolari, perché la situazione dell'inflazione è molto variegata nel mondo e andremo a portare come esempio dei paesi che in modo differente presentano appunto dei casi che vale la pena studiare. Io parlerò con Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro. Giancarlo, buongiorno, ben trovato sulle Fonti TV e grazie per essere con noi. Grazie a te Manuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. E con noi c'è anche Eugenio Sartorelli, investimentivincenti.it. Eugenio, buongiorno, ben trovato anche a te. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Allora, è anche difficile capire da dove partire, però non a caso ho voluto, diciamo, riposizionare l'argomento in senso generale e ampio. Giancarlo, parto da te, ma insomma la prima domanda è un po' per entrambi, per rompere il ghiaccio. Naturalmente amici, scriveteci, perché anche attraverso le nostre live chat, perché abbiamo bisogno anche dei vostri pareri. È corretto dire, sfatiamo subito il mito, Giancarlo, che l'inflazione non è un problema legato alla guerra Russia e Ucraina? Assolutamente corretto. Il problema inflazione è legato alla sovraemissione monetaria che hanno attuato da diversi anni praticamente tutte le banche centrali. Quindi nessuna esclusa, perché veramente la Fed, la BCE, la Bank of Japan, la stessa banca cinese, insomma tutte le banche dopo la grande crisi del 2007-2008 hanno, per appunto contrastare la crisi, hanno cominciato ad emettere moneta, diciamo in sovrabbondanza, perché i tassi sono addirittura diventati negativi, cosa che appunto ogni volta che lo dico non riesco a sottolineare mai bene quanto questo sia assurdo. Cioè il tasso negativo è qualche cosa di assurdo, cioè io presto dei soldi a qualcuno con l'accordo che dopo un certo numero di anni questa persona non solo non mi restituisce gli interessi su quanto gli ho prestato, ma neanche tutto il capitale. Cioè l'interesse negativo vuol dire che chi presta i soldi alla fine riceve addirittura dopo alla scadenza meno del proprio capitale. Quindi siamo arrivati a situazioni assolutamente assurde e chiaramente tutto questo prima o poi doveva finire, e doveva finire, io lo dicevo da tempo, adesso non per farmi bello, ma insomma lo dicevo da tempo, doveva finire con un tasso di inflazione che doveva inevitabilmente salire. Mm-hmm. E questo è successo dalla metà dell'anno scorso. Diciamo che si smonta un po' il concetto di prestito con quello che hai raccontato tu, no? È vero, con i tassi negativi, perché non è più un prestito, è neanche un regalo, cioè non so come potremmo chiamarlo, Giancarlo. Esatto, perché naturalmente tutto questo è stato fatto con l'intenzione di far rivitalizzare l'economia, però purtroppo sì, siamo andati avanti un po' di anni. Noi per la verità l'inflazione l'abbiamo avuta subito, ma l'abbiamo avuta nel comparto finanziario, cioè appunto i titoli dello Stato hanno raggiunto dei prezzi insensati e oggi ce ne rendiamo conto dopo la diminuzione, non dico crollo, però insomma quasi, ecco, dei titoli di Stato.
E adesso anche le borse cominciano ad avere, insomma, dall'inizio dell'anno sono sotto di un 20% negli Stati Uniti, quindi insomma non una cosa da poco. Allora, Eugenio Sartorelli, la stessa domanda fondamentalmente anche a te. Aggiungo un tassello che, come dire, complica un po' di più la situazione, ma sono tutti ragionamenti collegati. Appunto, inflazione l'anno scorso, i punti di riferimento sono questi. Quando fondamentalmente dopo il blocco causato dalla pandemia, le attività si sono riaperte, c'è stato questo cortocircuito tra domande e offerte. I prezzi ovviamente sono aumentati anche per la poca reperibilità di alcune materie prime. Cosa è successo? Qui si complica la situazione. Appunto, gli attori che sono le banche centrali hanno sottovalutato il problema dell'inflazione che è nata l'anno scorso, l'hanno definita temporanea. Non a caso, appunto, scivoliamo all'inizio di quest'anno, cosa che riportava anche Giancarlo. Abbiamo detto più volte alla fine dell'anno scorso che il problema reale del 2022 sarebbe stato quello dell'inflazione, senza sapere che poi ci sarebbe stata la guerra. Quindi, per rispondere alla prima domanda, non è che è stata la guerra Russia-Ucraina a portare il problema dell'inflazione, però appunto è stato un errore di sottovalutazione. È per questo che ovviamente poi la guerra non l'abbiamo voluta, noi non l'ha voluta nessuno, che la situazione è diventata ancora più grave oggi. Ma intanto direi che più che la sottovalutazione c'è stata una sopravvalutazione della capacità delle banche centrali di poter governare perfettamente l'economia, e questo perché c'è un cattivo maestro, ma ne parliamo dopo del cattivo maestro, di tutto questo, casomai. E quindi sopravvalutazione delle banche centrali perché era andata bene con la sovrapproduzione di liquidità nel 2008-2009 per aiutare l'economia, e c'era stata addirittura una deflazione, soprattutto in Europa, deflazione da debiti, senza entrare in tecnicismi. Comunque anche le materie prime avevano avuto un forte ribasso, perché tutta grande parte della liquidità era andata, una parte della liquidità era andata anche a migliorare i processi produttivi, quindi sia di produzione o di estrazione di materie prime, che avevano avuto un prezzo che era sceso. E purtroppo stavolta cosa è successo? È successa la tempesta perfetta. Quindi non solo le materie prime depresse per la questione del Covid e poi rivitalizzate per la grande importazione della Cina, e poi la ripresa mondiale, hanno incominciato a crescere. Ma poi questa cosa è stata amplificata dalla questione ucraina, con l'aggravante, e questo che è l'aggravante che creerà problemi a tutto il mondo, che sta creando problemi a tutto il mondo, soprattutto alle economie più deboli, con l'aggravante di un dollaro index in decollo. Un dollaro Certo. index che continua a mantenere, dollaro index, ricordiamo che sarebbe la forza del dollaro rispetto alle principali economie con cui fa scambi commerciali, quindi c'è la sterlina, lo yen, l'euro, che è quello che pesa di più, e i vari dollari australiano, canadese, e così via, tutte le altre monete, e che continua a salire, che è su livelli decisamente elevati. E questo amplifica, visto che le materie prime, anche se i cinesi vorrebbero diversamente e mandano avanti la Russia, ma è la Cina che vuole principalmente la de-dollarizzazione, anche se, perché le materie prime ancora non sono assolutamente de-dollarizzate. Le materie prime, i principali scambi commerciali avvengono in dollari. Ecco, adesso Certo. ho il grafico, magari lo faccio vedere dopo. Il dollar index è su massimi che non si vedevano al 2016, ma li stavano prendendo a rialzo. Quindi per trovare i livelli di dollar index attuali bisogna Lo andare posso al far 2003, vedere 2002. anche io il grafico del dollar Se index, no, insomma, poi dopo condividiamo anche il eccolo lì. tuo. Eccolo qui il dollar index, siamo a 103,38, Questo è un 0,17%. aggravante, esatto, questo è il grande problema. Materie prime e dollari index, quindi tutte le economie non forti che sono indebitate principalmente in dollari, e quindi sono problemi. Sono grossi problemi per tutte le economie meno forti. L'Europa ha in più la questione della guerra, per cui anche mettersi sulla difensiva per cercare di contrastare questa situazione dell'inflazione è difficile, è perché ci sono, adesso non so quanti sono arrivati i profughi, credo che siamo a 8 milioni di profughi, perché c'è un'economia da aiutare, quella dell'Ucraina, e ci sono tutte le economie europee
che per la questione dell'embargo vanno in difficoltà. E per assolutamente, assolutamente. Quindi, un grosso problema per l'Europa. Assolutamente, quindi sanzioni per l'Europa, boomerang, abbiamo usato spesso questa parola, ma anche il tema dei profughi, bravo Eugenio, perché? Perché poi è collegato a tutto quello che succede a livello globale, perché ovviamente adesso gli aiuti umanitari si stanno, ovviamente sono dirottati ai profughi dell'Ucraina, ma non è che sono gli unici, immaginiamoci cosa può succedere. Certo, quindi a livello mondiale, insomma, poi bisognerà capire anche come gestire tutte le situazioni di precarietà legate a zone del mondo che non sono interessate solo dalla guerra, ma proprio dalla povertà, che non fa altro che aumentare in questo contesto. Immaginiamoci lo scenario che ci troviamo davanti. Allora, mentre io chiedo alla regia di mettere il titolo sul Giappone e l'inflazione che non esiste, un po' provocatorio, vado solo a mostrare, dopo lo guardiamo nel dettaglio, questo specchietto che ci fa vedere il tasso di inflazione dei diversi paesi del mondo. Guardate un po', se noi guardiamo, sono in ordine praticamente crescente, eccolo, il Giappone appare per primo perché l'inflazione è all'1,2%, e se non fosse che sono state riviste al rialzo le stime di inflazione dalla banca giapponese, che ci riportano più o meno al 2%, potremmo dire che appunto l'inflazione non esiste in Giappone. Giancarlo, insomma, è un po' come se fosse, poi ripeto, poi facciamo un discorso d'insieme, come se fosse che il Giappone è sotto una campana di vetro, dentro una bolla di sapone, o che addirittura, permettetemi questa, una sorta di battuta, che faccia parte di un altro pianeta che non sia sulla Terra. Giancarlo? In effetti è così, cioè il Giappone è un altro pianeta, nel senso che, allora, lo sapevo tutti, il Giappone è un'isola, anzi sono diverse isole, sì, ma insomma è un'isola, e come tutte le isole ha un qualche cosa di particolare. Noi sappiamo che gli isolani sono persone particolari, e d'altronde è anche ovvio, insomma. Il Giappone è un paese anomalo, totalmente anomalo, cioè se noi prendiamo il Giappone per dire guardate questa è la linea da seguire, eccetera, ci suicidiamo. Attenzione, non che i giapponesi non si suicidino, perché io non ho mai investito, ma soprattutto oggi non investirei neanche un centesimo nel Giappone, perché è, cioè, un paese che ha un debito pubblico del 250%, mettiamola come vogliamo, vuol dire che è 2,5 volte il PIL. Sì, 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 sì. Oltretutto ha delle entrate fiscali abbastanza basse, cioè ha una pressione fiscale bassa. Conseguenza, questo debito non rispetto al PIL, ma rispetto alle entrate fiscali. Ecco, questa è una delle cose che io contesto spessissimo agli analisti, eccetera, così. Perché non viene mai riportato il rapporto tra il debito pubblico e non il PIL, come viene sempre, ma le entrate fiscali? Cioè, per vedere quanti anni di entrate fiscali dovremmo avere per raggiungere il debito pubblico, no? Questo sarebbe anche curioso da vedere. Comunque, in ogni caso, lasciamolo al PIL. Avere il 250%, solo per far capire ai telespettatori che cosa vuol dire, nella, chiamiamola, l'era moderna, insomma dalla rivoluzione industriale in poi, dal 1750 in poi, mettiamola così, sì, solo un paese ha avuto un debito del genere, ed è stata la Gran Bretagna all'inizio dell'Ottocento, dopo le guerre napoleoniche. Cioè, poi, in una situazione particolare, tu dici, non è una situazione ormai, perché quando parliamo del debito pubblico giapponese, che sappiamo essere così alto, infatti molto spesso banalmente si dice vabbè, ma noi ci preoccupiamo del nostro debito pubblico, figuriamoci quello del Giappone. Beh, insomma, sono anche due situazioni diverse, poi magari ci torniamo. Però dicevo, però insomma, il debito pubblico giapponese è stabile, questo è, no Giancarlo? Ma attenzione, è stabile, perché lo continua a comprare. Lo so, no, stabile intendo dire in senso negativo, è sempre così alto, cioè non è, scusate, sì, mi sono espressa male, cioè non è che è così alto per una condizione che si è venuta a creare e che quindi ha aumentato il debito pubblico, quello volevo dire.
Allora, sul Giappone, adesso cerco di sintetizzare, ma veramente bisognerebbe fare una puntata, ma non di un'ora, di 3 ore. Lo so, la rifaremo, poi sento anche Eugenio, ma poi ci torneremo, sì. No, ma sintetizzo, no? Il Giappone esce dalla seconda guerra mondiale, ovviamente dopo due bombe atomiche praticamente distrutto, come l'Europa, anche per gli aiuti dagli Stati Uniti, eccetera, ha un boom economico. Poi questo boom economico sfugge al controllo, diciamo, degli investitori e diventa una bolla che scoppia nel 1990, in pratica. Da lì, ecco, ovviamente cioè, succede qualche cosa di veramente straordinario, cioè, per il Giappone, quindi attenzione, quella bolla speculativa praticamente ha segnato un intero decennio, cioè dal 90 al 2000 praticamente il Giappone non dico che non sia cresciuto, ma è cresciuto a tassi irrisori per appunto quella cosa. Quindi tutto, sì, quello che è venuto dopo è anche perché probabilmente i giapponesi si ricordano quella cosa e vogliono assolutamente evitare. Lo scoppio di quella bolla ovviamente arrivò perché la banca centrale ad un certo punto fu costretta ad aumentare i tassi, forse li aumentò in maniera eccessiva, però ecco, quindi... c'è tutto questo pregresso. Il problema è che adesso così concludo, è che tanto il Nikkei oggi è intorno ai 26.000 punti, quando alla fine del 1989, proprio l'ultimo giorno del 1989, quando raggiunge il massimo storico, era praticamente a 39.000 punti. Quindi oggi rispetto ai suoi massimi è ancora sotto del 40%. Sì. Come indice di borsa. E poi non, cioè, non è possibile un debito pubblico del genere, e altrimenti abbiamo trovato la maniera per vivere bene tutti ricchi. Non l'ha trovata il Giappone. E in effetti nessuno, praticamente il debito pubblico giapponese è in mano ai giapponesi, giapponesi intendo come famiglie, solo l'1%. Ah, ok. Per l'88% sono la banca centrale, le banche giapponesi, i fondi di investimento giapponesi, le assicurazioni. Tu dici per quello che regge, insomma, è per quello che si regge, perché la motivazione è questa. Giancarlo, dopo torno da te, appunto, peraltro Banca Centrale del Giappone che ha deciso di mantenere la politica monetaria ultra espansiva in questa fase economica e ha confermato l'attuale livello dei tassi di interesse. Allora, Eugenio, Giappone, una bolla? Un altro pianeta? Giancarlo diceva sì, guardate che sappiamo che fondamentalmente è un po' un altro pianeta. Ripartiamo da qui. Ma io inizierei adesso, poi volevo prendere il grafico del lungo periodo se lo trovo. Sì. Dal cambio, perché il cambio comunque ci dice qualcosa. Beh, yen è crollato, però abbiamo, come dicevi tu prima, la potenza del dollaro, però comunque lo yen sicuramente si è svalutato parecchio, insomma. Adesso metto in condivisione, certo, così okay. Lo vediamo, cosa che io aspettavo da anni, e finalmente qualcosa di realistico sta accadendo, cioè come era irrealistico il rendimenti negativi del decennale giapponese, ma l'abbiamo visto sui rendimenti da un anno fino ai 20 anni del bond tedesco negativi, cosa che sui libri di economia c'era scritto sì, teoricamente può accadere, ma praticamente è un nonsense, come giustamente diceva il professore. E il dollaro yen, qualcuno si sta accorgendo che non è una moneta di rifugio, finalmente, perché non è possibile che tra l'altro il debito mi pare che sia oltre il 260% ormai, tanto probabilmente non lo contano neanche più, e quindi qualcuno, sto parlando ovviamente di gestori, si cominciano a chiedere ma è sostenibile, adesso è sostenibile questo debito, perché c'era la vecchia storia, ma il Giappone ha la bilancia dei pagamenti positiva, aspetta un attimo, andiamo a vedere, io prendo tutti i dati che vi faccio vedere, sono tutti di Trading Economics, eccola, okay. Qua,
è positiva, ecco, questa è l'asse dello zero. Beh, a me sembra che dal 2012 in poi sia più spesso negativa. Negativa, certo. E decisamente poi nell'ultimo periodo. È stata effettivamente positiva dai primi anni 80 fino al 2005-2006, ma poi sempre di più è scivolata. Quindi non è vero che si possano permettere questo. Aggiungo, non hanno problemi di energia, hanno l'energia nucleare. Sei sicuro che hanno tanta energia nucleare? Oh, adesso vi faccio vedere, ve lo faccio vedere, vediamo un po', ho talmente tanti grafici aperti che adesso mi per... Eccolo qua, ve lo faccio vedere. Questo è il consumo di energia preso dal Dipartimento americano dell'energia. Qui mi dà il 3%, come produzione altro mi dà il 10%. 10, facciamo pure 10. Questi devono prendere natural gas e petrolio. Possibile che non importi un'inflazione, perché il 21% è natural gas. Cos'è? Glielo regalano? Il 40% è petrolio. Cos'è forse la... Sì, tu dici in questo momento, voglio dire, natural gas, petrolio, sono, voglio dire, le cose, che le materie prime, esatto, che stanno scatenando il panico ovunque, ma non in Giappone. In Giappone no, e vado avanti, voglio andare più pesante. Sì, vai. C'ho tutta una serie di dati, sempre presi da Trading Economics, che li prende sempre, prendo Trading Economics perché poi li prendi da fonti ufficiali. Allora, andiamo a vedere l'inflazione. L'inflazione ufficiale è 1,2, che ricordo che negli anni 70 arrivò anche al 25, arrivò anche al 5% a fine anni 80, fine primi anni 90, ha avuto una salita nel 2013-2014, circa 2012, e adesso sta leggermente salendo. Quella core è in cefalogramma piatto, e però andiamo a vedere i prezzi dell'importazione. Ma scusate, io vedo il prezzo di importazione a un anno, anzi prendiamo inizio 2021, da 90 a 125, cioè vorrei capire un attimo, i prezzi dell'importazione sono passati da poco più di 90 a 128 e l'inflazione è a 1,2, ma com'è possibile? Certo. Vediamo i prezzi alla produzione, 10%, come 10%? E hanno l'inflazione all'1,2, cioè l'America ha i prezzi alla produzione, vado a memoria, 13-14 e un'inflazione 7-8. L'Europa ha un prezzo della produzione oltre il 30%, un'inflazione 7-8. No, loro ce l'hanno l'1,2. Ma è incredibile, incredibile. E finisco con questo. Questo è l'inflazione sul cibo, 3,4. Ma come, cioè, io vorrei capire come vengono raccolti i dati. No, anche perché sul cibo, anche qui si è fatta più spesso, più volte la battuta, è vero che hanno il pesce, ma insomma non è che mangeranno solo quello, no? Quindi dovranno importare. Ma è un'inflazione comunque, cioè, appunto, qualcuno deve pagare. Sì, appunto. Appunto. Quindi io, se fossi un ente internazionale che fa un controllo sui dati, adesso non so quale, con controllo sui dati economici, io andrei un attimo a chiedere al Giappone, ma scusami, Eugenio, certo, questo sarebbe il primo passo, bisognerà capire perché non viene fatto, ma visto che leggiamo anche in sovrimpressione cosa c'è dietro, cosa ci potrebbe essere dietro? Cioè, banalmente parto dalla cosa più classica, cioè ci nascondono i dati, come per esempio sappiamo fare spesso la Cina, adesso sappiamo, no, che purtroppo non sempre dalla Cina ci arriva tutte le informazioni corrette. Anche il Giappone dobbiamo metterlo in questo pacchetto, non so cosa c'è dietro. Eugenio, poi ritorno da Giancarlo, ovviamente, che può fare anche una sintesi di quello che hai mostrato graficamente. Io preferisco essere benevolo, considerando che il Giappone fa parte dell'Organizzazione del Commercio Internazionale da tanti anni, sempre col controllo degli Stati Uniti. Io voglio essere benevolo e dico che probabilmente sono io che sono confuso, e che i dati sono corretti e c'è una spiegazione, però a vederli così è difficile trovarla, veramente far quadrare i conti vedendoli così, no. È molto difficile. Se voglio essere cattivo, direi che il Giappone, considerando il grafico che abbiamo visto prima del dollaro yen, che assomiglia a un grafico, all'inizio di un grafico di qualche altra valuta rispetto al dollaro, è forse sono in gravi difficoltà e non lo vogliono ammettere al mondo. Questo volendo essere cattivo. Però vuol dire che ci danno, però vuol dire che ci forniscono dati sballati, cioè che non corrispondono alla realtà. Da anni, appunto. Quindi è quello che dicevo prima. Per giustificare quel debito, okay, facendo finta che sia sostenibile, ma mi sembra più un gioco delle tre carte. Okay. Non è sostenibile quel debito. Okay. Soprattutto non avendo una bilancia di pagamenti positiva. Non è sostenibile. Questi vogliono rimanere ricchi, vogliono fare la transizione
vogliono fare la transizione della popolazione. Poi vediamo anche quello sul numero di, casomai vediamo anche quello sul fatto che ci sono meno lavoratori, ma anche quello lo vedremo. Vogliono fare questa transizione, il fatto che la popolazione che ha lavoro è sempre meno, la popolazione invecchia, però rimanendo ricchi, senza nessun sacrificio. Okay. E beh, insomma, caro mio Giappone, un qualche sacrificio lo devi fare. Infatti, diciamo che da qualche parte qualcosa scricchiola per forza, non dobbiamo capire da che parte. Ecco, allora Giancarlo, anche insomma con la presentazione dei dati che ci ha ricordato Eugenio, che sicuramente tu hai bene in mente, la domanda cosa c'è dietro? Lascio a te fare un po' la sintesi e dire la tua rispetto a quello che potrebbe esserci, no? Dietro questi dati che apparentemente ci riportano a una situazione idilliaca quasi. Guarda Manuela, a me sentire queste parole da Eugenio veramente mi si apre il cuore, perché tanti anni nel quale venivo sempre contestato perché dicevo cose di questo genere, perché mi dicevano che il Giappone era la nazione che noi dovevamo copiare, vedi che importa, il debito pubblico non ha nessuna importanza, anzi appunto La solita storia debito pubblico uguale risparmio privato, la solita storia che chi ha un maggior debito pubblico. Allora io rispondevo e rispondo tuttora sempre così: tra un paese che ha il 250% di debito pubblico come il Giappone e un paese che ha il 38% di debito pubblico come la Svizzera, io preferirei investire in Svizzera e non in Giappone. Poi per quanto riguarda lo yen, ecco, altra cosa in cui Eugenio mi sfonda una porta aperta per me, perché io continuavo ad essere in difficoltà quando mi dicevano che lo yen era la valuta rifugio. Ma come? Un paese che ha il 250% di debito e la sua moneta sarebbe la moneta il rifugio. Allora, quando era sugli 80, ecco, io ho detto che non ho mai investito un centesimo nel Giappone, però certi investimenti li avevo fatti proprio sul cambio dollaro yen, che per me era un cambio essenziale, insomma. Quindi poi non ho sfruttato tutto questo perché non pensavo arrivasse adesso a 133, non ricordo più quanto però insomma io dopo un po' l'ho rivenduto, quindi ho fatto un guadagno, ma avrei potuto guadagnare molto di più. Ma insomma, finalmente si vede una yen apprezzato come deve essere apprezzato, perché non si riusciva assolutamente a capire perché dovesse essere lo yen una valuta Quindi scusami, lo chiedo a entrambi, ma chiedo a te Giancarlo, poi ovviamente può rispondere anche Eugenio, ma quindi perché abbiamo valutato sempre lo yen come un porto sicuro, perché di questo si tratta, un porto sicuro nei periodi di instabilità? È ovvio perché si è sempre visto, cioè perché diventa rifugio una valuta, perché si vede l'economia stabile e solida, no? E quindi ci siamo sempre basati su questo. Anche qui è un errore di valutazione che abbiamo fatto per anni? Io direi di sì, nel senso che è vero, allora la cosa era iniziata parecchio prima, però diciamo che se vogliamo l'emblema di questa politica giapponese è Shinzo Abe, no? La Abenomics, insomma, cioè la politica economica di questo personaggio e poi di Kuroda come governatore della banca centrale. Cioè, per loro sembrava appunto che non ci fossero problemi e si emette il debito pubblico a tasso zero o quasi, lo compra la banca centrale. Io li ho detti prima, ma se volete ve li ripeto. Sì. Del 100% del debito pubblico giapponese, il 45% ce l'ha in mano la banca centrale giapponese, il 39% va al settore finanziario nazionale, cioè le banche giapponesi, tanto per dire, e il 5% al governo. Questo qua fa 88%, ok?
Del restante 12%, il 10% ce l'hanno in mano investitori esteri, ma sono quei fondi di investimento che hanno perché devono avere fondi di tutti i tipi, quindi hanno anche fondi giapponesi e sono costretti a comprare quei titoli lì. Poi l'1% è in mano al settore privato, quindi le aziende giapponesi, diciamo così, e l'1% alle famiglie giapponesi. Cioè una cosa del genere non può continuare. Al limite, ecco, posso anche dire questo, magari, ecco, questo riconosciamo al Giappone, altrimenti magari non... Sì. Il debito pubblico è magari anche speso bene, nel senso che sappiamo che in Italia ci sono molti sprechi. Ammettiamo che in Giappone, ecco, il debito pubblico non sia proprio speso male, come il famoso debito buono e debito cattivo di Draghi, no? E quindi supponiamo anche che sia speso bene, però ripeto, non può emettere il tesoro, emettere titoli e questi ad un tasso irrisorio, nullo praticamente, e questi titoli essere comprati dalla banca centrale, perché se questo funzionasse, abbiamo trovato la maniera per vivere tutti ricchi. Certo, sarebbe il segreto dei segreti questo qua, no? Che avremmo scoperto per una felicità fatta di tanti tanti soldi. Senti, Eugenio, ma quindi perché i mercati si sono sempre fidati di un Giappone pieno di debiti? E poi però direi di mettere anche a confronto, visto che tu hai la classifica dei dati dell'inflazione, insomma, relativa a diversi paesi, vediamo il risvolto della medaglia, cioè agli altri paesi che invece hanno un'inflazione alle stelle, Argentina, Turchia, insomma, però lascio a te, facciamo un po' il punto della situazione ripartendo dal Giappone. Sì, magari faccio vedere qualcosa così. Sì, vabbè, sono in condivisione. Sì. Sì. La questione, cioè, per me la data, possiamo dire, è quella del 200%, cioè 2010. 2010, superamento del 200%, però nel 2010, ritorno a far vedere quello che facevo vedere prima, che eravamo più o meno qua, la bilancia dei pagamenti era ampiamente positiva e costantemente. Era costantemente positiva da praticamente più di 20 anni, dalla metà degli anni 80. E quindi uno dice, va bene, effettivamente ci può stare. Ricordiamoci, la produttività per addetto del Giappone, non so se è la più alta al mondo, ma è una delle più alte al mondo. Cioè, sono dei lavoratori straordinari, non c'è da dire, hanno grandissime aziende. Sì. Però quando vuoi vivere al di sopra delle tue possibilità, Se sei ricco e vuoi vivere da straricco e non te lo puoi permettere, anche il ricco deve rinunciare a qualcosa. Ed è quello che manca al Giappone, che ha continuato, e adesso ve lo faccio vedere in un altro modo. Ve lo faccio vedere perché se uno vede l'espansione monetaria del Giappone, che è quella gialla, scusatemi, no, è quella verde, e tra, è confrontabile, uno dice addirittura, questo è preso dagli Jardini Research, quindi mi fido. Addirittura sono gli asset della banca centrale, è addirittura leggermente diminuito. Se però uno va a vedere lo stesso grafico, quindi confrontando la Fed, la banca centrale europea e la banca centrale cinese, che però è un po' a sé stante, e lo fa rispetto al PIL, e qui si prende spavento. Guardate che roba, gli asset della banca centrale giapponese rispetto al PIL sono del 130%. Quando la Banca Centrale Europea, che già non è messa bene, è sotto al 70%, quindi è fuori controllo. Cioè, la Banca Centrale Giapponese, giustamente come dicevo prima, detiene un sacco di asset giapponesi, bond, ma anche azioni. Cioè, il mercato azionario giapponese è sostenuto, vado a memoria, circa un 35%, 38% degli ETF sul Nikkei e sul Topix sono detenuti dalla banca centrale giapponese. Questi stanno facendo il gioco delle tre carte. Ok, sì, sì, non è sostenibile questa cosa. Cioè, non può una banca centrale avere degli asset rispetto al PIL così. Poi magari un'altra volta facciamo anche la puntata sulla Svizzera,
che ricordo che la Banca Centrale Svizzera in questo momento è il più grosso hedge fund al mondo. Ok, lo facciamo. Hedge fund al mondo. Diciamo che se lo possono permettere. Lo facciamo, fino a quando. No, per il momento ce lo possono permettere. Allora, io infatti, Genio, ti do subito la parola, ritorno da te, visto che parliamo di inflazione nel mondo, numeri e scenari, ritorno sul mio prospettino che ho fatto vedere prima, ma poi anche tu ce l'hai. Allora, sì, la Svizzera, eccola qui, 2,4%, ci torneremo, vabbè, l'Italia ricordiamo al 6,2%. Io scivolo giù, e arrivo in coda alla classifica, dove troviamo Argentina e Turchia, dove in Argentina abbiamo, cioè che è uno dei paesi con la più alta inflazione del mondo, a febbraio i prezzi sono aumentati del 4,7%, abbiamo una base annua una variazione su base annua del 52,3% e siamo arrivati a 55,1%. Turchia addirittura siamo oltre il 60%, 61,14%. Ecco, analizziamo anche questi paesi, no? Insomma, perché passiamo da un estremo all'altro. Ah, chiaramente parliamo di economie diverse, però insomma, a te Eugenio. Faccio io. Difatti io avevo la classifica alla rovescia e ricordo la Turchia alla Turchia alla lira, me lo ricordo i sovranisti che ce l'avevano con le, che ce l'hanno ancora con l'euro. Ecco, questa è lira. Sono sovrani. Guarda che ne hai uno di là, Giancarlo non è propriamente amante dell'euro, però vabbè, ma ci mancherebbe. Questa è lira turca. È l'IRA come era la nostra, sono padroni della loro moneta. Ecco, essere padroni della loro moneta, se fai qualche errorino, è un governo, tra l'altro un governo stabile con alto consenso, quindi meglio di così. E non è il terzo mondo la Turchia, perché la Turchia è un paese industrializzato e anche ben industrializzato, non è assolutamente un paese emergente, è un paese che sta tra il primo mettiamo nel secondo mondo, mettiamolo così. Eppure, vediamo velocemente, sarebbe un po' più da approfondire, però inflazione 60%. Oh, allora, cos'è che ti dicono? Se l'inflazione è 60%, dovresti tenere dei tassi vicini all'inflazione, perlomeno, o qualcosa di simile, o perlomeno aumentare. E giustamente cosa fa la Banca Centrale della Turchia? Abbassa il tasso di sconto, è grandissimi, che sta al 14% circa, contro un'inflazione del 60%. E questo vuol dire avere una banca centrale sovrana che decide lei della moneta, con un governo stabile, con una grande maggioranza che tutti vorrebbero avere. È solo che vivere col 60% di inflazione, ma anche col 20%, perché guardate, l'inflazione era al 20% a fine del 2021, è comunque elevata, si vive male, sei sovrano della tua moneta, ma vivi molto male, molto male. E adesso non so come lo governeranno. Ah, ricordo un'altra cosa, che la Turchia non ha un grande debito, è proprio un'inflazione disperata. Quindi non è solo la questione, è un po' più complicata la questione. Questo è il debito rispetto al PIL, è riferito solo fino alla metà del 2020, questi sono i dati che ho trovato, probabilmente adesso è un po' più alto, ma è un debito tutto sommato sostenibile da un'economia come la Turchia, senza dubbio sostenibile, forse c'è qualcos'altro sotto. Aggiungo il cambio, è il cambio, a parte quello che c'è stato nel 2021, questo è il cambio dollaro, sembra quello dello yen, no? No, la Turca si è indebolita, peraltro parallelamente alla decisione della banca centrale di tagliare il proprio tasso di interesse di riferimento, no? Esatto. Ripeto, la situazione è complicata, però se uno faccia affari con la Turchia, gli dico, caro mio industriale turco, mi paghi in dollaro o in euro. Forse potrei, se mi sento male, accettare gli yen, ma mi devo sentire molto male. Ma la tua lira turca non la voglio proprio vedere. No. Ripeto, paese sovrano della propria moneta. Finiamo. Scusami, sì, vai. Questo è l'indice azionario turco, che a parte gli ultimi giorni continua a salire. Questa è inflazione sulla borsa. Se tu non sai dove mettere i soldi, intanto ti compri un po' di bitcoin, secondo me è il caso, se qualcuno l'ha capito, in Ucraina l'hanno capito, che era il caso di comprarsi, e anche in Russia, qualche bitcoin. A parte qualche bitcoin, vai sull'azionario. Vai sull'azionario. Bitcoin perché? Perché così non esporti i capitali, non è tracciabile dalla banca centrale turca e così via, per quello bitcoin, perché è un regime. Sto facendo una battuta, ovviamente. Certo. E quindi l'indice è salito dell'azionario perché è un modo per difendersi dall'inflazione. E Giancarlo, devo arrivare da te e chiederti cosa rispondi rispetto, ovviamente Eugenio parlava della situazione della Turchia, sul fatto della moneta, no? Come dire, potere sovrano sulla propria moneta, però in Turchia ha portato una situazione abbastanza difficile. Ma mi sembra un argomento
veramente orribile. Cioè, pensare di paragonare la Turchia all'Italia fa ridere. Ma comunque, perché altrimenti io posso dire, vabbè, allora anche la Svizzera ha la propria moneta, cioè il Sì, fatto però tu che dici però l'economia non ha svizzera è inflazione. positiva. Ok. Non ha inflazione la Svizzera. Ognuno porta le sue cose. Io dico che paesi diversi che usano la stessa moneta è un'assurdità dal punto di vista economico e dal punto di vista logico, cioè non c'è una logica perché paesi diversi utilizzino la stessa moneta. Proprio è assurdo, non so come dirlo in maniera. Perché Alla se stessa, peraltro, sai che si è parlato più volte anche, parliamo dell'euro ovviamente, di diverse velocità dell'euro, conseguentemente dal tipo di economia che viene utilizzata. Invece tu dici avere una stessa moneta a un'unica velocità e avendo economie differenti è un concetto che non sta in piedi. Insomma, questo è un po' per semplificare. Se Eugenio dicesse noi dobbiamo fare l'Unione e gli Stati Uniti d'Europa, allora mi starebbe bene il suo discorso, no? Se facciamo gli Stati Uniti d'Europa, dobbiamo avere un'unica moneta che sarà l'euro. Ma se noi abbiamo invece 27 paesi diversi, diversi come economia, ma e poi diversi in tutto, come lingua, come cosa, e mettiamo la stessa moneta, facciamo una porcheria assoluta, e infatti noi la stiamo pagando enormemente, ma non perché noi stavamo andando bene negli anni 80, 70, 80, quando avevamo l'inflazione. Noi abbiamo visto i danni dell'euro li abbiamo visti quando siamo usciti dallo SME. Io lo ripeto, in quegli anni, ovviamente erano gli anni in cui io però ero, diciamo, professionalmente ero nel momento forse più fulgido quegli anni, cioè quando appunto siamo usciti dallo SME nel 92, mi ricordo il 93, il 94, il 95, anni splendidi. Senza inflazione, con un'inflazione bassissima e con uno sviluppo dell'Italia incredibile, tutto dovuto alla svalutazione. Non è la svalutazione della lira, alla giusta valutazione della lira. Quindi noi abbiamo distrutto l'economia tedesca in quegli anni. La Germania in quegli anni veniva denominata la grande malata. E solamente la dabbenaggine di Prodi e di altri che si sono fatti fregare da Kohl, Prodi in Italia, Mitterrand in Francia, un'altra persona che non ha mai capito nulla di economia e che purtroppo è anche passato alla storia come un grande presidente, uno che non ha capito nulla, vabbè, poi insomma basta dire che ha fatto le piramidi al Louvre e questo è detto tutto, insomma, per dire la testa di quell'uomo, cioè un disastro per chiunque come me avesse visto diciamo, il Louvre prima di quell'obbrobrio delle piramidi. Vabbè, insomma, allora siamo purtroppo praticamente in chiusura, poi ci torneremo, però Eugenio, lascio anche a te, insomma, le ultime riflessioni. Valuta tu se vuoi mostrarci ancora qualcosa di interessante per chiudere questa puntata. Poi ci torniamo comunque, promesso. No, faccio vedere il grafico dollaro-yen di lungo periodo perché è Ok, interessante, vai. che ci può anche aiutare a capire dove potrebbe veramente, noi non sappiamo dove va Sì? un mercato. Ricordiamoci che qui non è un prezzo, è uno contro l'altro, quindi è uno spread. Questo è il grafico a un mese dal 1972. Ora, io non penso che arriverà a 250, che sono i livelli dell'85, non penso. Ma che possa tranquillamente arrivare a 150 e quindi apprezzarsi ancora di almeno circa quasi un 20%, ci può stare non in un giorno. Ma se prosegue su quella politica il Giappone, potrebbe, e proseguirà perché non ha, per il momento non ha alternativa, potrebbe arrivare a 150. Quindi credo che sia solo l'inizio, cioè se lo vedete nel lungo periodo, sembra solo l'inizio di un grande rialzo questo, di un grandissimo rialzo. Di un grandissimo rialzo che in realtà è iniziato sul minimo del 2011-2012, quindi ha
ha una storia lunga questo rialzo che secondo me ne ha, l'avrà ancora lunga. Allora, facciamo così, grazie intanto, inquadriamo sia Giancarlo Marcotti che Eugenio Sartorelli che sono sempre con noi, che oggi ci hanno aiutato a capire un po' di più di questo argomento. In realtà sono arrivati anche dei messaggi, ma ho dato precedenza un po' alle nostre riflessioni. Questo video sarà disponibile sui nostri canali on demand, il sito e YouTube, sono certa che arriveranno un sacco di messaggi e così li prenderò, li farò miei per, come dire, magari organizzare un altro appuntamento su questo e cercando di anche di affrontare temi legati ad altri paesi. Oggi per esempio non abbiamo parlato dell'Argentina, mi sarebbe piaciuto anche fare un po' il punto sull'Argentina, lo so, però lo facciamo poi, al di là del fatto che ci sentiamo anche singolarmente sulle fonti TV con voi e lo possiamo fare intanto singolarmente, però è bello anche mettere insieme più opinioni, quindi ci torneremo e perché no anche fare proprio un viaggio, no, in vari paesi analizzando quello che abbiamo fatto oggi per il Giappone, per la Turchia e poi di striscio anche per il nostro paese e l'Europa, perché l'abbiamo fatto, quello resta sempre. Quindi grazie mille per questo approfondimento Giancarlo Marcotti, Eugenio Sartorelli, a presto sulle fonti TV e buon proseguimento di giornata. Buongiorno a tutti. Grazie Ciao. Mille. E allora, questo è il nostro Instant Focus, l'evento. Se avete voglia di approfondire alcuni temi, scriveteci sui social perché è sempre importante avere anche le vostre riflessioni. Grazie per averci seguiti, continua il nostro palinsesto sulle fonti TV.